Christian ha costruito una rete di relazioni, di amicizie, ha in qualche modo anche dato nuova vita ai suoi genitori, che hanno imparato a costruire cose belle a suo nome. Allora, la messa che celebriamo da 20 anni, dalla sua scomparsa, mette insieme persone che sono diventate amiche tra di loro grazie a Christian stesso, e questo è un frutto molto bello della sua vita. Credeva molto in tutto quello che faceva, una persona sincera, e ci metteva tutto se stesso. Io, da quello che ho potuto ascoltare delle sue canzoni o leggere dei brani che scriveva il suo diario, si vedeva che era una persona che si rifletteva sulle cose, scavava a fondo e poi tirava fuori quella che può essere la sua interpretazione. Quello che ricordo di Christian, avendolo conosciuto presso l'Istituto Massimo, è il fatto che lui fosse un ragazzo assolutamente normale, esattamente come gli altri, però certamente viveva una sua genialità legata alla sua capacità espressiva in termini musicali. Aveva una profonda vita interiore, e la musica nasceva proprio da questa interiorità. In fondo lui viveva una sorta di corpo a corpo con il senso della vita. Christian non si è mai accontentato, non ha mai accettato la realtà, specialmente una realtà che fosse molto piatta, priva di significato, e quindi ci spinge a prendere in mano la nostra esistenza e a interrogarci per un futuro migliore.